al fianco di Signori. Decanio, rispetto a domenica scorsa, propone Manfredini al posto del brasiliano Alberto. Ci sono vessilli bianconeri sotto la curva del Bologna, tifoserie gemellate, si può assistere in pace ad una partita che viene fischiata da Castellani. E comincia subito bene l'Udinese, Muzzi ha una gran voglia di far gol, ma c'è Pagliuca che sorveglia. Poi la prima opportunità per il Bologna, ma Signori e Paramatti sul cross di Anderson si ostacolano a vicenda. Ancora un'opportunità per Signori, sceglie però il sinistro, la palla era forse più comoda da deviare verso la rete con l'altro piede. La conclusione è alta. Buona opportunità per Jorgensen, perde l'attimo, ma Muzzi vede Sosa, il suo destro trova i pugni di Pagliuca. Ma da qui in avanti è tutto Bologna, Nervo vuole il calcio di rigore per questo fallo di Bertotto e Manfredini su di lui, Castellani indica solo il calcio d'angolo, ma dallo sviluppo di questa azione c'è il cross deviato prima da Anderson, forse da Ingesson, trova il sinistro di Signori, gran gol, l'aveva promesso alla vigilia di questa partita, è stato di parola. Rivediamo la prima, forse la seconda deviazione, nulla può turci contro il collo pieno di Beppe Signori. Decanio non ci sta a subire gol del genere. Il Bologna vuole però chiudere subito il conto. Paramatti, ancora un controllo acrobatico di Anderson, la rovesciata, l'elegante stop di Petto di Nervo, palla sul palo, Turci è immobile. 2-0 tra il 28esimo ed il 30esimo minuto. Rivediamo la rovesciata di Anderson, l'elegante controllo di Nervo, la palla in fondo al sacco. Il Bologna potrebbe chiudere il conto su questa inzuccata di Ingesson, preciso il cross di Signori, ma la palla è fuori di poco. Ancora Signori, stavolta per la testa di Paramatti, Turci c'è e si può andare negli spogliatoi. Si incontrano vecchie conoscenze in tribuna, tifosi DOC come sempre al Dallara, Decanio che propone Alberto ad inizio di ripresa al posto di Manfredini, il cross di Gargo per la testa di Muzzi, ancora è pronto Pagliuca, è entrato anche Varley, questo pallone ancora ciccato da Jorgensen proprio per il giovanissimo brasiliano, bravissimo del canto a rubargli il tempo, ancora Muzzi, ancora Varley, stavolta al secondo tentativo riesce a far filtrare il pallone per Muzzi, gol importante, centesimo in carriera proprio nel giorno della 300ª partita da professionista per Roberto Muzzi. 2-1, gara riaperta, ma è ancora bravissimo Pagliuca, il pallone sul sinistro di Fiore indirizzato all'incrocio dei pali, si oppone nel modo migliore l'estremo difensore rossoblu. Poi si accende una mischia dopo questo fallo subito da Varley, Sottile e Paramatti ne fanno le spese, cartellino rosso per entrambi, una curiosità, è la prima espulsione di un giocatore dell'Udinese. Sulla susseguente azione Jorgensen cicca il pallone del possibile pareggio e la gara finisce sul 2-1. Rientriamo pure in studio per dire...